appunto, tornando sul discorso di managing, abbiamo queste indicazioni. Vi ricordo appunto, quindi, una martensite cubica corpo centrato, pochissimo carbonio, una grande quantità di elementi chimici, di cui alcuni presenti in grande quantità, altri invece con percentuali che vedremo essere molto più basse. Perché il nickel compreso tra 17 e 23%? Il nickel, vi ricordo, essere un elemento fortemente gammaggino, cioè un elemento che ci abbassa fortemente la curva H3. Ricordate, questo voleva dire il gammaggino, cioè un gammaggino è un elemento che tende a stabilizzare a temperature sempre più basse, addirittura a temperatura ambiente, la trasformazione gamma alfa, e quindi ci porta il reticolo cubico facce entrate stabile anche a temperatura ambiente. Perché tenori compresi da 17 e 23%? Vediamo questo diagramma binario ferro-nickel, dove abbiamo appunto le curve di trasformazione alfa gamma e alfa e gamma alfa. Perché ve le dico in sequenza alfa gamma e gamma alfa? Perché queste trasformazioni possono essere soggette a una cosiddetta isteresi, cioè quando la trasformazione avviene in riscaldamento, avviene a temperatura più alta rispetto alla trasformazione che avviene in raffreddamento. Questo l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato del punto H3, ci siamo sentiti in obbligo a un certo punto usare un H3 in scioffaggio, in riscaldamento, e AR3 in raffreddamento. Bene, questo discorso dell'isteresi, cioè del ritardo in riscaldamento e in raffreddamento, nel caso del diagramma ferro-nichel è particolarmente sentita. Guardate qua, per esempio per il 20%, in riscaldamento la trasformazione è intorno ai 600 gradi, in raffreddamento 400 gradi più sotto, cioè la differenza, il delta T della trasformazione, se noi stiamo riscaldando o stiamo raffreddando, può essere anche di 400 gradi diverso, quindi capite bene già che abbiamo qualcosa di molto particolare. 17-23%, perché questo intervallo di composizione? Perché al di sotto del 17% la struttura durante il riscaldamento resterà parzialmente ferritica, al di sopra del 23% durante il raffreddamento avremo una struttura parzialmente ossidica. Noi vogliamo in pratica un acciaio che nel riscaldamento e nel raffreddamento subisca un ciclo tempico completo e che non presenti residui di ferrite in riscaldamento o di ossidite in raffreddamento. Molibdeno e titanio, quei due elementi abbiamo visto essere aggiunti, aumentano ancora di più questa apertura nelle curve di riscaldamento e raffreddamento, cioè aumentano ancora di più l'importanza dell'isteresi. I valori che si possono ottenere sono R con S 1950, R con M 2000, cioè un rapporto R con S fratto R con M praticamente unitario. Notate, questo R con S è assolutamente molto elevato e quindi un acciaio che lavora in campo elastico in maniera molto importante, senza bisogno di un forte incrudimento, e attenzione, con una tenacità molto elevata. Invece vi ricordo che se giocavamo sugli includimenti, ad esempio, noi avevamo poi una diminuzione della duttilità, della tenacità anche piuttosto importante. Questi acciai sono soggetti a una sequenza termica molto particolare e dobbiamo descriverla nel dettaglio. A monte si fa la deformazione meccanica, a cui devono essere sottoposti per portare il materiale nella forma desiderata, dopodiché si prende il pezzo e lo si porta a 820 gradi, più o meno 25 gradi. Questa incertezza, notate, la prima volta ci compare, cioè qui è importante centrare bene le temperature, perché altrimenti se non le azzecchiamo con precisione non otteniamo il risultato finale. A questa temperatura solubilizziamo i composti intermetallici che sono precipitati durante tutto il processo di solidificazione, cioè in pratica immaginate, questo chiaramente è solo uno schema quello che vi sto per fare, ma immaginate che il vostro metallo, dopo la vostra solidificazione e le eventuali lavorazioni meccaniche, presenta una grana cristallina fatta così. Per esempio, matrice e poi dei composti intermetallici, che sono appunto, ripeto, dei costituenti formati da più metalli messi insieme con coefficienti stoichiometrici vari, che possono essere questi. Portare il nostro acciaio ad alta temperatura vuol dire portare il nostro acciaio in quest'altra condizione qua, cioè dissolviamo questi composti intermetallici, i vari elementi vanno in soluzione dentro al nostro acciaio. Raffreddiamo in aria fino a temperatura ambiente, con questo raffreddamento in aria otteniamo una struttura completamente martensitica. Dopodiché si esegue il cosiddetto invecchiamento, cioè si prende il nostro acciaio, lo si fa permanere a 480 gradi per 3-6 ore, è il trattamento di martensite aging, cioè si invecchia la martensite. Che sta succedendo in questo caso?
non succede la decomposizione martensitica, abbiamo detto a questo tempo, ma piuttosto all'interno di questa struttura martensitica precipitano delle particelle molto piccole, molto fini, che come composizione chimica sono perfettamente analoghe a queste, ma capite bene che la morfologia di questo è ben diversa da questa morfologia qui. È chiaro che poi la durata 3-6 ore deve essere scelta in base alla composizione chimica e alle proprietà meccaniche desiderate, ma questa struttura è in grado di sopportare sollecitazioni molto elevate, questa no. Per questo bisogna fare eseguire la prima fase di solubilizzazione con quel riscaldamento ad alta temperatura, lo si tempra, che poi in realtà non è una tempra ma è una normalizzazione sostanzialmente, che è un raffreddamento in aria, ma l'effetto è quello di una tempra, perché è un acciaio che appunto può prendere tempra in aria, e poi con questa permanenza a una temperatura neanche troppo alta, 480 gradi, non è una temperatura particolarmente alta, è un rinvenimento volendo, ma un rinvenimento in cui abbiamo la precipitazione di questi composti intermetallici. Di fondo, se ci fosse carbonio, avremmo la precipitazione di carburi volendo. Infatti il carbonio non ci deve essere, perché il carbonio ci sequestrerebbe i vari elementi in forma di composti intermetallici, non ci farebbe avere questa particolare composizione, questa particolare combinazione di proprietà meccaniche. Qui abbiamo 18 nickel 200, 18 nickel 300, badate bene, questa designazione non è quella che avete letto, questi acciai normalmente sono indicati con una designazione un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso, quindi non cercate di ricavare da questo la composizione chimica. E qui vediamo appunto i valori di nickel, cobalto e molibdeno che abbiamo visto prima con le forchette particolari, e notate titanio e alluminio, hanno percentuali bassissime, ma sono fondamentali, sono loro che vanno a formare i composti intermetallici. Se non ci fossero, queste proprietà meccaniche non verrebbero ottenute. Guardate che l'importanza di elementi chimici in percentuali così basse, e lo vedremo ancora per esempio negli acciai duplex, dove l'austenite viene stabilizzata grazie alla presenza di azoto allo 0,15%, quindi valori estremamente bassi, e lo vedremo in parte in questo corso, in parte se vorrete in corsi più avanti, quando parleremo delle leghe a base alluminio, dove alcuni elementi sono in percentuali praticamente quasi trascurabili, ma in realtà il loro ruolo è fondamentale per incrementare le proprietà meccaniche della vostra lega, in quel caso a base d'alluminio. Acciai per utensili, cioè acciai che vengono utilizzati per lavorare altri materiali, che possono essere materiali metallici o materiali non metallici. La sega che taglia il marmo qua a fianco è un materiale fatto con un acciaio per utensile, cioè un acciaio che deve essere in grado di lavorare con un'usura ridotta e con una durata la più lunga possibile, appunto, altri materiali. Questi acciai sono caratterizzati da una combinazione di caratteristiche che è chiaro che non è che sia possibile tutti insieme contemporaneamente, ma che appunto possono essere elevata durezza a caldo e a freddo. Fra un attimo scorriamo questo caldo e freddo, non è il caldo e freddo, abbiamo detto prima, legato alla temperatura di ricristallizzazione, ma è un altro caldo e freddo. Elevata capacità di taglio, insensibilità all'addolcimento e rinvenimento, cioè se sono duri, non è che quando voi riscaldate un acciaio martensitico con un rinvenimento, voi ne abbassate la durezza, quello è l'addolcimento in questo caso, da non far confusione con gli acciai dolci. Qui purtroppo la nomenclatura utilizzata fa un po' confusione, un conto è l'acciaio dolce o extra dolce, cioè a basso carbonio, un conto è l'addolcimento a seguito del rinvenimento, che vuol dire un abbassamento della durezza a seguito per esempio della decomposizione a martensite. Quanto più questo acciaio resiste a questo fenomeno, tanto più questo sarà duro nel tempo e riuscirà a tagliare, per esempio a deformare il vostro acciaio, il vostro materiale in corso di deformazione. Un'elevata penetrazione di tempra, una insensibilità alle oscillazioni termiche. Gli stress termici dovuti durante il processo di lavorazione sono fonte di rottura in modo molto importante, e poi ovviamente un'elevata resistenza all'usura. Questa combinazione la si ottiene giocando sulla composizione chimica anzitutto, quindi elevati valori del carbonio, il carbonio è l'elemento che costa poco per aumentare con R con S, R con M, durezza eccetera, aggiunta di tungsteno, molibdeno, vanadio, cromo, cobalto, manganese e silicio, sono elementi che spostano le curve CCT, formano carburi e nel caso del cobalto induriscono per soluzione solida in maniera molto importante, per cui sono tutti elementi che hanno un forte effetto. Ricordiamoci che in questo caso abbiamo l'esigenza con questi acciai di effettuare l'austenizzazione non di una cinquantina di gradi al di sopra del circolo 3, ma molto più su. Questo perché durante la solidificazione di questi acciai i carburi, salute, possono essere, che si possono ottenere, possono essere grossolani, un po' come quello che abbiamo visto poco fa,
d'accordo? Si ossidizza molto più sopra, questi carburi devono disciogliersi completamente, ma c'è il rischio sempre dell'ingrossamento del grano. Poi si effettua il processo di tempra e volendo un rinvenimento a temperature più o meno basse. Gli elementi di lega possono modificare fortemente le curve CCT, vi ricordo che non è che l'unico effetto degli elementi di lega è quello di spostare verso destra, verso il basso. Gli elementi di lega possono farvi comparire dei nuovi campi, possono farvi comparire nuove fasi, carburi, e questi hanno un'influenza sulle vostre curve CCT. Nel rinvenimento la durezza aumenta notevolmente grazie alla precipitazione dei carburi. Molti di questi elementi elencati qua sono fortemente carburigeni, carburi che chiaramente non saranno i carburi che abbiamo fatto disciogliere grossolani ottenuti durante la solidificazione, ma saranno carburi che noi abbiamo fatto precipitare in maniera accorta durante il rinvenimento e che avranno una distribuzione estremamente fine, ben diffusa su tutto il pezzo, in grado di bloccare in maniera efficace le dislocazioni. Quindi capite bene che il carburo, la stessa cosa, un po' come prima per i composti intermetallici nel caso di acciaio maraging, il carburo è in grado di poter agire sulle dislocazioni bloccandole e quindi incrementando le proprietà meccaniche, durezza e compagnia bella, per il fatto che morfologicamente riesca a precipitare in maniera controllata. I vari elementi, e prima fra tutti per forza nell'elenco bisogna ricordare il carbonio, arriva anche al 2%. È importante sia perché agevola sempre di più la formazione della martensita, anzi vi ricordo la relazione ben precisa che c'è fra tenore di carbonio, distorsione del reticolo, durezza del nostro acciaio. Quanto più carbonio c'è, tanto più il reticolo è distorto, quanto più dura il nostro acciaio. Ma inoltre il nostro carbonio interagisce con vari elementi carburigeni presenti, cromo, molibdeno, tungsteno, eccetera, e va a formare carburi molto duri, che hanno una grande capacità di blocco delle nostre dislocazioni, perché poi sono duri di per sé, fra l'altro. Manganese è un forte disossidante e forma la carburi. Si dice, anche se è un forte disossidante, disossidare vuol dire togliere l'ossigeno, non permettere la formazione di inclusioni non metalliche all'interno e quindi migliorare nettamente il comportamento del nostro acciaio. Cromo aumenta la temperabilità, ma poi è un fortissimo carburigeno, per cui lui interagisce molto fortemente col carbonio. Vanadio, scusatemi, forma carburi, oltre a essere, vi ricordo, un forte disossidante, anch'esso quindi affine al grano cristallino. Tungsteno e molibdeno, contenuti massimali rispettivamente 20 e 10%. In questo caso mettere il tungsteno o mettere il molibdeno è praticamente la stessa cosa, nel senso che con un rapporto 2 a 1 questi hanno capacità analoghe di formazione di carburi, però vi ripeto, con un rapporto 2 a 1 aumentando notevolmente la resistenza all'usura ad elevata temperatura. Infine il cobalto, fino al 20% addirittura, non forma carburi, ma lui agisce per effetto di soluzione solida. Vi ricordo che il cobalto però ci sposta anche le curve verso sinistra, quindi ci rende più complicata la tempra, a meno che non ci siano altri elementi che a loro volta li spostano verso destra. Qui è una sorta di equilibrio, quindi con una scelta di composizioni chimiche in maniera molto accorta, aumenta notevolmente la durezza e elevata la temperatura. Possiamo distinguere in acciaio per lavorazione a caldo, a freddo o a elevata velocità. Qui il caldo e freddo, attenzione, come vi ho detto prima, non è legata alla temperatura di cristallizzazione. In quel caso, prego. No, no, entrambi, anche in combinazione. Scusate, qualche domanda, io sto andando un po' velocemente forse. Prego. Abbiamo visto che tutti i tipi di acciai, l'acciaio per cuna, l'impurazione e l'alimentazione, soltanto gli acciai per uso, diciamo, per i cuscinetti, se è un acciaio legato, sempre X30. Sì, potrebbe essere un caso. Come mai? Perché sono acciai non particolarmente. Non ci sono necessità, lei non è che deve per forza usare la mitragliatrice anche per ammazzare le zanzare in casa sua, di fondo, per cui non è che per una certa applicazione a tutti i costi prendere il maraging, anche perché poi dipende quanto le deve comprare. Quindi insomma, in qualche modo lei deve sempre andare su un equilibrio fra costo del suo acciaio e proprietà meccaniche che sono, non dico minimali, ma sono sufficienti per la sua applicazione. Se deve produrre un cucchiaio per bere la minestra, non dovrà usare un maraging, non è necessario, le basta qualcosa di un po' meno pregiato che magari resista anche bene alla corrosione, insomma. Sono un esempio stupidissimo, insomma, ok? Quindi sempre un equilibrio con un costo ridotto, comparato, accettabile per l'applicazione che va a utilizzare. Se sta facendo un'applicazione strategica, tipo per esempio un'installazione petrolchimica, beh, lì ha voglia di spendere in. Cioè abbiamo ben altre scelte ancora, insomma, d'accordo?
Lassù, ragazzi? Qualche altra domanda? Vi diceva appunto, nel caso di acciai per utensili, il caldo o il freddo non è legato alla temperatura di cristallizzazione, ma qui stiamo parlando proprio di una temperatura precisa, sotto sopra i 300 gradi a cui arriva il materiale che sta lavorando. Per tagli a freddo, quindi sotto questi 300 gradi, abbiamo appunto acciai che hanno una durezza piuttosto elevata, sopra i 55 HRC. Non c'è bisogno che questi siano resistenti anche ad alta temperatura, perché non ci va ad alta temperatura, quindi non c'è motivo che ci sia questa tranquilla, questa durezza elevata ad alta temperatura, tant'è che diventano a bassa durezza, ad alta temperatura. Possiamo avere sia acciai a carbonio che acciai legati, quindi possiamo avere appunto il 45 tungsteno, cromo, vanadio, 8 KU, questo KU lasciate perdere, insomma sono delle sigle che potete leggere dalla normativa. L'importante è che sappiate leggere per esempio un C140, il che vuol dire 1.4% di carbonio, e così via, questa combinazione di elementi. Vedete, di fondo ci sono gli elementi che ho elencato con percentuali neanche troppo forti. Di fondo basta che ci dà un'elevata durezza a bassa temperatura. Più critico è il problema relativo alla lavorazione a caldo, e vi ripeto, dato che stiamo parlando dell'utensile, non è un problema di ricristallizzazione, è un problema di temperatura, sopra i 300 gradi in questo caso, dove appunto dobbiamo avere un'elevata resistenza al rimedietto, perché il materiale che lavora, dal punto di vista termico, metallurgico, stare sopra i 300 gradi comincia a essere un rinvenimento. E quindi noi vogliamo che questo materiale, durante l'utilizzo, non cambi la propria microstruttura, quindi non cambi le proprie proprietà meccaniche, perché se no altrimenti noi partiamo con un certo acciaio e arriviamo a metà vita, che è un altro acciaio. Quindi vogliamo che questo acciaio sia metallurgicamente stabile durante il suo esercizio, con una insensibilità all'ingrossamento del grano. Non vogliamo che non ci cambia la microstruttura, ma il grano via via diventi sempre più grosso, perché non è questo che noi disegniamo, e che abbia una buona conducibilità termica, perché addirittura per le applicazioni più critiche si prevede un'asportazione di calore, magari mediante raffreddamento ad acqua, ad esempio, magari raffreddamento con dei liquidi. Comunque, se questo acciaio ha una buona capacità di esportare via il calore di per sé, con una buona conducibilità termica, voi portate via il calore e l'acciaio non va su di temperatura. Quindi questa è sicuramente una indicazione importante. Durezza elevata, che resta elevata anche a caldo grazie alla precipitazione di carburi dispersi, che ovviamente non devono tendere a conglomerarsi, ad agglomerarsi insieme, perché se poi il carburo si ingrossa diventa tipo quel caso che abbiamo detto prima e non ha più la capacità di incrementare la resistenza meccanica del vostro acciaio. E qui vediamo vari esempi. È chiaro che quanto più è legato il vostro acciaio, quanto meglio è sostanzialmente. Il terzo funziona meglio del secondo e del primo. L'8,8% di tungsteno vuol dire un acciaio ben legato, che forma un sacco di carburi di tungsteno e che quindi hanno una capacità di resistenza meccanica assolutamente notevole. Nel caso degli acciai rapidi, stiamo finalmente parlando di quei benedetti HS che vedemmo durante la designazione, cioè qui stiamo parlando di acciai che sono loro che devono lavorare altri metalli, altri materiali ad alta velocità. Vi ricordo, la sequenza era tungsteno, molibdeno, vanadio e altro anche il cobalto, credo. Qui vedete appunto un po' di composizioni chimiche. Abbiamo appunto elementi carburigeni, abbiamo il cobalto che non è un elemento carburigeno ma che ci incrementa notevolmente la durezza grazie appunto a un forte effetto di soluzione solida, e possiamo distinguere in acciai semirapidi con una velocità di taglio pari a 15 metri per minuto, ovviamente riferita a un certo acciaio standard che sia lavorabile a queste velocità, acciai rapidi, velocità di taglio doppia sempre sullo stesso acciaio, e super rapidi, velocità quasi tripla per lo stesso acciaio. Vedete che praticamente dal primo al secondo gruppo abbiamo un incremento dei tenori di tungsteno, ma comunque si parte sempre dalla stessa base. Nel terzo sottogruppo, sottogruppo abbiamo la presenza di vanadio, la presenza di cobalto, la presenza di molibdeno e tungsteno insieme, che vanno appunto a incrementarci notevolmente la durezza dell'acciaio medesimo. Acciai per usi particolari, qui stiamo parlando in questo caso di acciai per utilizzo a bassa temperatura o alta temperatura. Specifichiamo subito, qui stiamo parlando solo di acciai, ma per esempio per l'impiego ad alta temperatura abbiamo una grande quantità di leghe non ferrose utilizzabili, quindi in qualche modo qui stiamo ancora parlando solo di un settore limitato. Ma se dovete fare per esempio una valletta di turbina che funzioni a 1000 gradi, beh, abbiamo leghe di nichel, abbiamo leghe di vari basi che possono essere utilizzate come validissime alternative, anzi che sono prodotte
per poter appunto andare a lavorare a temperature così particolari. Quindi attenzione, qui stiamo solo ragionando su materiale a base ferro, ma in realtà industrialmente parlando abbiamo poi leghe a base nichel, a base cobalto, a altre basi che vi danno altri tipi di prestazioni. Quindi ricordatevi, qui stiamo parlando in maniera specifica di leghe a base ferro sostanzialmente. Nel caso della bassa temperatura, qual è il principale problema? Ve lo ricordo, dovreste ricordarlo, ma ve lo ricordo ancora una volta, è la transizione. Nel caso della bassa temperatura voi avete che molti metalli, molti acciai possono avere una bassa resilienza a temperature più o meno basse, e questa bassa resilienza voi riuscite in qualche modo a spostarla aggiungendo prima un po' di manganese, ma poi nickel, addirittura arrivare ad acciai che siano totalmente austenitici, inossidabili austenitici, che vi consentono impieghi tipo criogenico, quindi addirittura a meno 260 gradi centigradi, quasi presso lo 0 Kelvin, d'accordo? Quindi valori estremamente bassi. Quanto più nickel c'è, di fondo meglio è, sostanzialmente. Per l'alta temperatura invece abbiamo da considerare contemporaneamente due aspetti: la resistenza all'ossidazione, che vi ricordo essere quel meccanismo di aggressione dell'ambiente legato alla presenza di gas caldi, quindi ben diverso dalla corrosione che voi avete sempre. Nel caso tipico è la vostra marmitta dell'automobile. E lo scorrimento viscoso. Lo scorrimento viscoso è l'altro aspetto che vi comporta un danneggiamento progressivo del vostro acciaio. Voi sapete che il vostro acciaio, se ci mettete un carico statico, un campo elastico, non si deforma oltre la deformazione elastica che già avete imposto. In realtà, se la temperatura è un po' alta, avete un'evoluzione della deformazione, come abbiamo visto per esempio nelle curve epsilon tempo. Bene, nel caso di acciai che debbono lavorare fino a 450 gradi abbiamo sostanzialmente una combinazione non particolarmente pesante di elementi chimici, non è un acciaio particolarmente legato, abbiamo un controllo abbastanza rigoroso sul zolfo e il fosforo, ma non abbiamo particolarissime indicazioni. Fino a 520 dobbiamo cominciarci a mettere un po' di cromo e ovviamente un po' di molibdeno, perché 520 gradi è un rinvenimento sostanzialmente. Ricordatevi che poi rinvenendo andate a distruggere tutto ciò che è successo alle temperature più basse, d'accordo? Quindi comunque deve essere un acciaio che ha subito un trattamento termico a temperatura più alta di quella di utilizzo, e poi deve essere un acciaio che abbia una permanenza della condizione microstrutturale tale che non si modifichi nel tempo stesso. Fino a 600 gradi aumentiamo il cromo e aumentiamo il molibdeno, e poi, come vedremo fra poco durante il corso, forse la prossima volta, acciai inossidabili ferritici, per esempio la ISI 446, che sono in grado di resistere fino a 1100 gradi. Però vi ripeto, questo quadro che vi ho dato non è assolutamente esaustivo, perché abbiamo una enorme quantità di leghe non ferrose che hanno caratteristiche elevate ad alta temperatura, sia di resistenza meccanica allo scorrimento viscoso, sia di resistenza all'ossidazione. Quindi questo quadro è solo un accenno di quello che è disponibile come leghe ferrose, ma non è assolutamente esaustivo per quanto riguarda il discorso delle leghe non ferrose. Categoria un po' a parte per quanto riguarda gli acciai per usi particolari è l'acciaio detto Hadfield, dal nome dell'acciaiere inglese che l'ha scoperto sostanzialmente. È un acciaio detto anche al 12% di manganese, 13% di manganese, ha una caratteristica un po' particolare, infatti i suoi impieghi sono molto particolari, ci si fanno sbarre per prigioni, ci si fanno per esempio casseforti. È un acciaio che, se voi iniziate a lavorarlo, sostanzialmente anche abbastanza tenero, ma durante la lavorazione le deformazioni locali che vengono indotte dalla lavorazione inducono una trasformazione martensitica localizzata che vi spunta l'utensile che state utilizzando. In pratica, quindi, la sega con cui state tagliando la sbarra per prigione inizialmente riesce a tagliare il vostro acciaio, ma poi si sdenta completamente e non riesce più a proseguire. Quindi è un acciaio abbastanza particolare. Praticamente ha un'elevatissima capacità di incudimento e appunto ha questa trasformazione martensitica particolare durante lo stesso utilizzo. Praticamente è un acciaio, come vedete, a composizione molto semplice: 1.1-1.4% di carbonio, 11-14% di manganese e poi un pochino di silicio. Il trattamento termico è quello che vedete qui in figura, e praticamente otteniamo un acciaio che ha delle prestazioni molto particolari, però anche per impieghi appunto molto molto particolari. Domande? Perché sennò introduciamo anche gli acciai inossidabili. Yeah.
gli acciai inossidabili. Sono leghe a base ferro in grado di resistere ad ambienti aggressivi, a numerosi ambienti aggressivi, offrendo una resistenza alla corrosione generalizzata piuttosto elevata. Vi sto specificando corrosione generalizzata perché poi, in parte in questo corso, in parte in eventuali corsi successivi, scoprirete che ci sono forme di corrosione localizzata che sono appunto molto pericolose proprio per questa tipologia di acciaio. Letteralmente inossidabile significa che non si ossida. In realtà questo acciaio si ossida, ma forma uno strato protettivo superficiale trasparente che protegge il metallo sottostante da una pressione molto elevata. La vostra pentola da cucina è in acciaio inossidabile, è uno stratello trasparente molto sottile che voi non vedete fisicamente, ma è come se ci fosse una sorta di patina sopra, una sorta di vernice che vi protegge il vostro acciaio inossidabile. Come vedete sono leghe a base carbonio, a base ferro, con del carbonio, del cromo e scopriremo più avanti molto spesso anche del nickel. Cromo e nickel chi sono? Cerchiamo di vederli qua dentro. Il cromo è un elemento fortemente alfagio, al zoom del 12% circa vi porta, vi chiude completamente il campo gamma e abbiamo quindi la ferrite stabile a temperatura ambiente fino a fusione. Per tenori intorno al 25-70% notate che sorge una lacuna di miscibilità con formazione di una certa fase sigma, è una fase molto antipatica perché non l'abbiamo mai vista nel diagramma ferrocarbonio perché non c'è il diagramma ferrocarbonio. È una fase antipatica perché appunto è tipica degli acciai inossidabili, tende a precipitare a bordo grano, con bordi spigolosi potremmo aggiungere, ed è dura, fragile, la sua presenza implica un abbassamento a volte anche molto forte della duttilità. Un acciaio che non ha questa fase può avere una duttilità tipica ad esempio del 20%, se questa fase precipita la duttilità scende all'1%, capite bene cosa vuol dire questa variazione. Nel caso del diagramma ferro-nickel, vi ricordo invece il nickel è un elemento fortemente gammageno, è un elemento quindi che tende a stabilizzarci a temperatura ambiente la fase austenitica, la fase cubico-arco-centrata, facce centrate, e appunto abbiamo già visto, vi ricordo il problema della forte isteresi nella trasformazione alfa-gamma e gamma-alfa, vediamo che il nickel non è sempre presente negli acciai inossidabili perché l'unico elemento veramente caratterizzante in realtà degli acciai inossidabili è il cromo, ovvero quell'elemento che è in grado di formare questo strato di ossido protettivo nel caso in cui esso sia presente con un tenore almeno del 12%. Quindi il cromo al di sotto del 12% non ha la capacità di formare questo strato passivato, si chiama questo strato passivato, questo strato protettivo, ma in realtà al di sopra del 12% possiamo avere condizioni appunto di inossidabilità. Attenzione, perché ho detto possiamo avere? Perché in realtà non è che l'acciaio inossidabile sia la panacea per qualunque tipo di condizione ambientale. Esistono ambienti neanche poi troppo aggressivi che in realtà riescono ad aggredire l'acciaio inossidabile tranquillamente, in maniera anche generalizzata. Possono solubilizzare, la sto mettendo in modo un po' banale, però fondamentalmente è il meccanismo reale, possono sciogliere in qualche modo, aggredire lo strato passivato e continuare ad aggredire il metallo sottostante. Quindi in pratica c'è una forma di corrosione perfettamente analoga alla corrosione di un qualsiasi acciaio al carbonio, ad esempio. Però per moltissimi ambienti l'acciaio inossidabile è una buona scelta. Però vi ripeto, il fatto che poi sia, fra virgolette, inossidabile alla corrosione generalizzata non vi fa star tranquilli da forme di corrosione localizzata, non visibili a occhio nudo addirittura, ma che poi implicano la formazione di discontinuità di cricche che penetrano all'interno del vostro acciaio e vi spaccano il pezzo per un attacco corrosivo localizzato, non visibile a occhio nudo. La ruggine la vedete sul chiodo fondamentalmente. Voi sapete che un pezzo si sta arrugginendo, non sapete che per esempio un acciaio inossidabile è sottoposto a un attacco per crevice, poi vedremo magari in breve cosa vuol dire. Come abbiamo visto, questo è il secondo diagramma, anzi, sottolineiamolo, il primo diagramma a sapere a memoria è il diagramma ferro-carbonio. Il secondo diagramma da sapere a memoria è questo diagramma di Scheffler. Non solo dovrete saperlo a memoria, ma come faremo durante l'esercitazione martedì prossimo, dovrete saperlo anche utilizzare. È un diagramma, come vedete, un po' particolare. Perché? Beh, perché cerca di mettere insieme le informazioni che avete qui dentro, ma non solo, anche quelle relative agli altri elementi alfagini e gammageni presenti. È una sorta di diagramma pseudo binario.
valido per un ben determinato trattamento termico, in questo caso valido per le leghe dopo solidificazione, perché in pratica c'è una determinata velocità di raffreddamento. Se dovesse cambiare la velocità di raffreddamento, questo diagramma non è più valido. Perché vi sto dando questo? Perché in pratica è quello utilizzabile nel caso di saldatura, e infatti faremo un'esercitazione proprio sull'utilizzo del diagramma di Schaeffer nel caso della saldatura di due acciai inossidabili. Benissimo, vi permette di determinare a valle di questo determinato processo di raffreddamento la microstruttura dominante in base alla composizione chimica dell'acciaio utilizzato. In pratica voi suddividete gli elementi chimici presenti nel vostro acciaio in elementi alfagili e gammageni, determinate mediante delle formulette che vedete qui, il tenore di nickel equivalente e il tenore di cromo equivalente in base alla capacità che ogni elemento ha di indurre fase alfa o fase gamma. Facciamo un esempio. Gli elementi gammaggini sono nickel, carbonio e manganese. In questa somma algebrica con questi coefficienti 1, 30, 0,5, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che aggiungere l'1% di nickel in questa forma vale 1, ma se noi aggiungiamo l'1% di carbonio vale 30 come capacità gammaggina. Quindi se noi aggiungiamo l'1% di carbonio è come, su effetto sulla microstruttura, se introducessimo il 30% di nickel nel nostro sistema, e così via per gli altri elementi. In pratica, nota la composizione chimica, riusciamo a determinare il tenore di nickel equivalente e di cromo equivalente. Vi ripeto, equivalente rispetto a che cosa? Rispetto alla capacità di indurre la formazione di una ferrite o di un'ostenite. Entriamo in questo diagramma di Schaeffer e semplicemente appunto dando ascisse ordinate determiniamo il punto rappresentativo per questa determinata velocità di raffreddamento, che è appunto quella relativa alla solidificazione di un pezzo. Che campi abbiamo qui? Bene, con i campi colorati indichiamo i campi monofasici, campo di formazione di un acciaio ossidabile austenitico, martensitico o ferritico. Sono campi abbastanza ben delineati. E poi abbiamo dei campi bifasici o addirittura trifasici, dove appunto abbiamo con presenza di più fasi. Quello più importante è il campo costituito da austenite più ferrite, questo campo qua, perché oltre ai tre campi che andiamo a vedere, appunto quello degli acciai ossidabili austenitici, ferritici e martensitici, dagli anni 80 in poi, specialmente nel campo petrolchimico ma anche alimentare e nucleare, sono diventati via sempre più importanti questi acciai inossidabili austenoferritici, denominati duplex appunto, che hanno un'importanza industriale piuttosto elevata in questo momento, per cui in qualche modo vanno sottolineati. Vediamo che per quanto riguarda la designazione, gli acciai inossidabili sono a tutti gli effetti un acciaio legato, quindi noi non avremo nessuna difficoltà a poterli designare utilizzando la normativa UNI con il secondo gruppo e il terzo sottogruppo, quello degli acciai legati ma non gli high-speed. In realtà, se voi andate a acquistare un acciaio inossidabile, raramente utilizzerete la designazione UNI. Piuttosto spesso vi capiterà di dover parlare utilizzando la designazione americana, che è una designazione concettualmente molto diversa da quella italiana, quella europea poi in realtà. Funziona così: quella italiana, quella europea, la normativa UNI, in pratica vi permette di inventarvi un acciaio e di designarlo. Nota la composizione chimica, noti i coefficienti, noi ci inventiamo un acciaio che ha l'1% di carbonio, il 5% di cromo e l'8% di nickel e ci diventa 100 X100, non mi ricordo cosa ho detto, nickel cromo 85, e abbiamo fatto la designazione. La normativa ISI, quella americana appunto, ci designa gli acciai solo quelli che sono in commercio, assoluto. Quindi parte dal presupposto che l'acciaio possa essere acquistabile. Li suddivide in gruppi, denominati serie appunto, dove con serie 300 indica gli acciai inossidabili austenitici e con serie 400 sono i ferritici e i martensitici. In pratica, all'interno di queste tabelle, di queste serie, avremo per esempio la ISI 302, la ISI 304, qui corrisponde proprio un foglio dove c'è la composizione chimica, con le forchette, con gli intervalli massimi e minimi dei vari elementi chimici, proprietà meccaniche massime e minime, cioè c'è una specie di carta d'identità dell'acciaio specificato. Però vi ripeto, si possono designare in questa maniera esclusivamente gli acciai che sono in commercio, non altri. D'accordo? Detto questo, possiamo vedere nel diagramma di Schaeffer, e poi dopodiché per oggi ci interrompiamo, di che cosa stiamo parlando con le microstrutture. Guardate qua, acciaio martensitico, martensito, non avete nient'altro,
un acciaio austenitico, perché riconosco abbastanza bene un'austenite? Vedete, il grano austenitico tipicamente ha delle linee molto diritte, a volte ne avete una serie parallela, guardate qua, questi sono dei cosiddetti geminati, ma non so, non li abbiamo mai raccontati, sono forme di difetti all'interno del grano cristallino, diciamo difetti potremmo dire imparentati con le dislocazioni, però insomma lasciamo perdere. Questo qui, diciamo, questa presenza di queste linee parallele e i bordi grano molto dritti, molto regolari, ci indicano acciaio chiaramente austenitico. Quindi potete già riconoscere abbastanza rapidamente come è fatto acciaio austenitico. Abbiamo acciaio ferritico, grani piuttosto non piccolissimi normalmente, insomma, con abbastanza regolari ma neanche troppo. E per esempio qua abbiamo un duplex. Perché lo riconosciamo al volo come duplex, cioè come acciaio ferritico? Beh, l'attacco chimico utilizzato, quello che in realtà è un attacco elettrochimico, mette più scura una fase e più chiara l'altra, per cui banalmente vediamo l'austenite in questo caso chiara, la ferrite in questo caso scura, e appunto la presenza di entrambe le fasi con una frazione volumetrica delle due fasi che dipenderà dal trattamento termico, dipenderà dalla composizione chimica. Quindi chiaramente se siamo più vicini a questo lato qui avremo più fase bianca, se siamo più vicini a quest'altro lato qua più fase scura, quindi più ferrito oppure più austenite. D'accordo? Dica. Nel caso di un acciaio austenite più martensite, più ferrite, no. Quelli sono, esistono ma non si usano, qui, cioè se c'ha, no, non deve averlo, mettiamo così, d'accordo? Quindi sono campi che esistono, però in realtà i campi industrialmente utilizzati sono quelli che abbiamo indicato, più questo qua che è bianco, perché sennò si incasina ancora di più la luce. Qualche domanda? Prego. Quale slide, scusi? Ah sì, aspetta, questa? Queste sono semplicemente delle somme algebriche. Lei prende, ipotesi, lei ha un acciaio di cui conosce la composizione chimica, vuol sapere quale sarebbe la microstruttura prevalente a seguito di una solidificazione. Questo può sapere da questo diagramma. Prendi vari elementi, li mette qua dentro, come vedete sono divisi in elementi alfageni, quelli sotto, e gammageni, quelli sopra. Ogni elemento ha un coefficiente davanti, che è in pratica la sua capacità di indurre alfa o gamma, sostanzialmente. Li mette dentro, io prima vi ho detto, per esempio nel caso del nickel, quello più facile da commentare, aggiungere l'1% di carbonio al livello di nickel equivalente è come mettere il 30% di nickel. Attenzione, che non vuol dire che se io metto il 30% di nickel ho lo stesso effetto dell'1% di carbonio a livello di proprietà meccaniche, perché è una frescaccia enorme, d'accordo? Ma in quanto a capacità di indurre fase gamma, questo è il comportamento. Quindi io prendo la mia composizione chimica, la schiaffo qua dentro, mi trovo nickel equivalente e cromo equivalente, entro qui dentro e mi trovo il punto rappresentativo a seconda della composizione chimica. Vi sottolineo ancora una volta però il fatto che questo è valido per una ben precisa velocità di raffreddamento, quindi quella tipica di una solidificazione. Perché abbiamo scelto questa? Perché quando andiamo a fare una saldatura noi abbiamo un oggetto che è il cordone di saldatura che si deve solidificare, ed è quella la velocità che noi ci interessa per poter caratterizzare quel cordone di saldatura e sapere che razza di microstruttura stiamo avendo all'interno del pezzo stesso. D'accordo? Per questo motivo è quello più utilizzato alla fine. Però è chiaro che se invece prendo una velocità di raffreddamento, che so, una tempra, ma questo non va bene, non mi dà la microstruttura equivalente. Non mi basta più la composizione chimica, ma devo fare proprio le prove. Devo conoscere il diagramma CCT nel mio acciaio, per esempio. D'accordo?